parrocchia che ci ospita, la parrocchia di San Nicola in Bergamo, che ci mette a disposizione questo luogo così anche accogliente per trovarsi. Se qualcuno di Milano non facesse la guerra ai parcheggi sarebbe meglio, ma queste sono polemiche interne. Vorrei salutare anche la scuola Mandelli Rodari, che è qua presente in forze massicce, e tutti coloro che sono intervenuti e coloro che si collegano da lontano, dall'Istituto Comprensivo Gobetti di Trezzano, all'ITC Achille Mappelli di Monza, alla Scuola Paolo VI di Rho, ai docenti di Busto Arsizio, riuniti in varia maniera, quelli di Biassono, all'Associazione Insegnanti Fide Serrazio di Crema e Lodi, all'Istituto San Girolamo Emiliano di Corbetta, agli insegnanti di Monza e Brianza, riuniti alla parrocchia Sant'Ambrogio, a quelli di Varese, di Segrate, di Rovigo, di Gallarate, per tutti quelli che in qualche modo riescono a seguirci in questa serata, che è dedicata a tutti i tifosi della Juventus, dell'Atalanta, del Torino. Per quelli come me e qualcun altro più presente che tifano una delle due squadre che sta giocando, diciamo che la serata vale sicuramente la pena. Vale sicuramente la pena. Perché un insegnante incontra l'arcivescovo di Milano? Un insegnante tenta di educare i ragazzi, i bambini, i giovani che ha davanti, proponendogli un'ipotesi di lettura della realtà dentro l'imparare con profondità, con certezza e con in qualche modo letizia una disciplina o delle discipline. Per cui istruzione ed educazione non sono due binari paralleli, ma si intrecciano. E per fare una proposta del genere, una persona umana non può non riflettere sulle ragioni per cui vale la pena fare la fatica di incontrare ragazzi, giovani e famiglie, che in qualche modo sono sempre più messe alla prova, distratte, e aiutate a guardare altro, aiutate a guardare dei modelli di umanità e di educazione molto diversi. Vale la pena che uno impari Omero, che uno impari le addizioni, perché la vita è bella, perché la realtà è interessante, perché la nostra ragione può penetrare questa realtà e dare un contributo positivo al mondo. E la nostra ragione, insieme a quella dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, è fatta per imparare, per conoscere, per amare. Come diceva Agostino, si conosce solo ciò che si ama. Ma amare ha bisogno di ragioni e di esperienze per poter essere possibile, soprattutto dentro una classe. Questa sera vogliamo in qualche modo incontrare l'arcivescovo che ci testimonia, che ci aiuta a capire cosa significa amare la nostra professione, amare la matematica, amare la filosofia, amare le scienze o amare l'esperienza dei bambini della scuola materna, il loro imparare a avere a che fare con le cose, che ci insegna ad amare la realtà a partire da un amore più grande che lui stesso ha incontrato. Faremo cinque domande, brevi domande, un piccolo racconto dell'esperienza della scuola da cui vengono le persone che in qualche modo rompono il ghiaccio, e poi ci sarà uno spazio per qualunque tipo di domanda. Prego solo chi entra di dire il proprio nome e il luogo dove esercita la gloriosa professione di insegnante. Abbiamo qui scuole statali e non statali, per cui un ampio spettro di che cosa significa tentare di educare giovani generazioni. Sperando che questa serata sia un aiuto per tutti, invito il nostro primo
interlocutori a farsi avanti. Eccellenza, buonasera. Sono Cinzia, una coordinatrice di un nido privato e una scuola dell'infanzia paritaria di Segrate. Sono grata per il gruppo di educatrici, di maestre e personale tutto della mia scuola. C'è una bella amicizia professionale che fa clima. Accogliere un bambino a scuola significa accogliere la sua famiglia. Se il team degli adulti della scuola funziona, vive una professionalità fatta di stima, competenza, bellezza, riesce a vivere una corresponsabilità in pienezza che aiuta anche la famiglia a vivere fino in fondo, ogni giorno, il proprio primario compito educativo. A volte però la fatica educativa non aiuta. Come non lasciarci prendere in alcune circostanze dallo scoramento, dalle tante cose da fare e puntare su ciò che conta? Grazie. Buonasera. Siamo Chiara e Veronica, siamo due insegnanti della scuola primaria statale di Buscate. Veronica in realtà è di ruolo, io sono una precaria. Sono ritornata nel mondo della scuola dopo tanto tempo, io perché con mio marito abbiamo preferito rimanere, il fatto che rimanessi a casa a curare i figli, e mi sono rigiocata con tantissimi timori, perché io provengo da un'esperienza di una scuola materna paritaria e in un certo senso era più vicina alla mia sensibilità, no? La ragazza di oratorio, parrocchia, per cui ributtare in una scuola statale, sono arrivata con tantissimi dubbi su di me, sul mio essere in grado anche di insegnare. Vabbè, anche proprio venivo tenendo da una scuola materna, facendo il salto a una scuola statale primaria, era... Però diciamo che mi ha subito un po' messo a posto una mia bambina pakistana, che scrivendo un piccolo tema, dicendo, la domanda era: cosa desideri? Hai qualche sogno nel cuore? Lei mi dice, mi risponde dicendo: io desidero essere molto felice. E dico: ma io di cosa mi preoccupo? Cioè, io sono come questa bambina, anch'io voglio essere felice. Il cuore dell'uomo è così, no? Cioè, tu hai 9 anni, sei una vera, io ne ho 48, ma siamo uguali. E siccome passo molto tempo con questi bambini pakistani, perché diciamo li porto fuori a un po' consolidare il loro italiano, mi interrogano tantissimo in fatto religioso, non sono i bambini italiani, sono loro che mi interrogano. Ecco, è una domanda a cui, devo dire la verità, non ho risposto, perché grazie al cielo mi ha salvato una mia collega, perché sinceramente non avrei saputo cosa rispondere. È stata questa che mi chiede: Zunaira, usciamo, c'era l'ora di religione, io esco con Zunaira, un altro bambino, e lei mi chiede: maestra, ma perché noi usciamo? Se io ero uno solo, perché io non posso rimanere in classe con gli altri miei compagni?
cioè sono qua a chiederle un aiuto per poter rispondere, perché io le dico la verità, non ho risposto e ci ho pensato, io le dico, cosa dico al signore? Grazie. Con media. Sera sono Cinzia, insegno scienze matematica all'istituto comprensivo di Donato Pozzolo, che è per insomma proprio ai margini della Malpensa. Insegno matematica, quindi do carta con dei numeri semplici. Nella mia scuola il 34% degli alunni ha difficoltà, quindi comprende ragazzini con handicap, ragazzini con disturbi specifici dell'apprendimento e ragazzini NAI, nel senso che sono appena arrivati dall'estero e non sono alfabetizzati. Il 15% degli insegnanti sono di ruolo. È una realtà quindi che è completamente frammentata e necessita di rinnovamento costante e non c'è uno storico. Non c'è uno storico perché è difficile venire a insegnare a NAI. Lonate è dichiarato un territorio ad altissima criminalità, tant'è vero che io sono abituata a insegnare con un carabiniere che è tornato fuori dalla scuola, dalla classe, dalla mia classe. E ci sono atti di vandalismo, atti di criminalità gravi che incendiano, per cui si incendiano le cattedre, vengono tagliate le ruote delle macchine se non si seguono determinati principi dettati dall'Andrangheta di Donate. Tanto è vero che l'ufficio scolastico regionale ha predisposto dei fondi specifici per progetti contro la criminalità e a favore di progetti per la legalità. Per questo abbiamo anche, come dire, fatto un patto con l'associazione Ammazzateci Tutti, proprio a favore dell'iniziativa che il comune porta avanti per sensibilizzare i ragazzini al bello, al buono, al giusto, al bello di sinistra. Io mi trovo a insegnare matematica, e matematica è difficile, perché matematica non prende i valori morali, non prende il bello, l'estetica, non prende l'armonia. Io cerco di fare anche quello. Cerco, attraverso la matematica, di mettermi in relazione con i ragazzi. In che modo? Ma principalmente seguendo un po' l'ispirazione di San Giovanni Bosco, che dice: se i ragazzi si sentono amati, li hai guadagnati. Cosa vuol dire concretamente? Vuol dire stare con loro, vuol dire non scappare. È 15 anni che io insegno in quella scuola e sarebbe comodo, sarebbe logico dire me ne vado, chiedo il trasferimento. No, non sono martire, ma amo i miei ragazzi, quindi amo il mio lavoro e amo stare con loro, amo esserci, amo prendere la mano con la mia professionalità, ma anche con la mia testimonianza. I ragazzi si sentono amati. Nel momento in cui capiscono che c'è una relazione educativa, passano le tabelline, passa questo maledetto Pitagora che non vede nessuno, passano le equazioni, passano tante formule che di per sé non hanno senso. Ma se per esempio, ogni tanto mi scappa, non dovrei, se per esempio quando spiego il triangolo dico che tutto sommato potrebbe essere un simbolo, un'allegoria della Trinità, o se quando spiego le tangenti, ovviamente il quadro del non imitangere, e lo spiego ai ragazzi, la matematica va oltre, acquisisce un linguaggio che prende il valore, che prende la vita, che prende senso. In questo contesto, che è un po' difficile, io chiedo a lei,
come essere seme fecondo, come essere parola buona. Grazie. Grazie innanzitutto per la sua attenzione, non solo dimostrata oggi, ma sempre nei confronti dell'educazione. Io insegno nel liceo di Magenta, dove è appena stato poco tempo fa a trovarci, la ricorrenza di Santa Giada. Sono convinto, come insegnante da ormai 20 anni, per averlo sperimentato prima come studente e poi come insegnante, che l'educazione passa attraverso un rapporto personale, nel quale la mia libertà si rivolge alla libertà dello studente e coinvolge lo studente, o cerca di coinvolgere lo studente a fare un'esperienza di comprensione della realtà, un po' come ci veniva detto anche in introduzione dal maestro Giovanni. Facendogli capire appunto che la conoscenza, nell'ambito specifico delle materie che insegno, per storia, filosofia, è qualcosa che può aiutare a diventare più grandi, a diventare più uomini, a leggere la realtà in maniera più intelligente e a capire di più se stessi. Tuttavia, quello che riscontro, soprattutto da quando sono passato a insegnare nella scuola statale, 7 anni circa, una difficoltà data dal contesto, è un contesto diverso da quello appena descritto nella domanda dell'intervento precedente, ma dove c'è lo stesso, secondo me, una negazione di quello che è in qualche modo la dimensione più vera, più importante dell'uomo. Infatti tende a prevalere quella che è una concezione nichilistica, in cui la realtà sembra non avere senso e l'uomo stesso, con quelle sue esigenze di vero, bello, buono, che venivano ricordate anche prima, non tanto vengono negate, ma è come se fossero ignorate. E la conseguenza è che si vedono appunto i giovani, come dire, in qualche modo persi, senza la possibilità di punti di riferimento per orientarsi nella realtà. E dall'altra parte gli insegnanti sembrano sempre di più tentati dalla delusione, dalla rassegnazione. In parte è data dal fatto che loro rimangono, come dire, delusi dal fatto che i ragazzi che hanno davanti sembrano disinteressati, sembrano non capire perché devono studiare. Però questi stessi insegnanti spesso favoriscono quella che di fatto è una vera e propria decostruzione del significato, della realtà. Quindi è una situazione paradossale, no? Una situazione paradossale in cui diventa difficile promuovere quello che dicevo prima, un cammino di esperienza in cui la realtà veniva conosciuta per quello che è. Spesso e volentieri anche sappiamo la distinzione stessa tra uomo e donna, no? Viene in qualche modo negata, inculcata come una certezza che non può essere, da cui non si può partire. E quindi una situazione di questo tipo, difficile, in cui ci troviamo spesso a insegnare, mi trovo a insegnare. Ecco, in questo contesto, la domanda che volevo porre è questa: come possiamo fare a far percepire agli studenti che questo atteggiamento nichilistico non è l'unico? E anzi, c'è qualcosa di altro ed è più ragionevole, più conveniente assumere un'ipotesi diversa. Come possiamo fare capire questo? Perché non bastano chiaramente le parole, non basta una confutazione teoretica. E come riuscire quindi a provocare gli studenti ad andare oltre a quella che è una
una reazione di pura reattività, mi piace, non mi piace, voglia, non voglia, che mi sembra un po' come dire, la conseguenza quasi inevitabile di questo atteggiamento nichilistico che prevale. Ecco, come facciamo a capire loro che in qualche modo non sono condannati a vivere così? Grazie a te. Io sono una docente di matematica e insegno in una scuola, un istituto professionale statale di una periferia nord di Milano tra Pomasina e Quartuggiaro. I ragazzi che incontro ogni giorno sono eccezionali, però quando riesco a intercettare certe situazioni, spesso sono situazioni. Tante sono situazioni molto difficili, sia personali sia familiari. Diciamo che rispetto a queste, ogni tanto la prima questione è non tutte le intercetto, nel senso che a differenza, per esempio, delle scuole di Messina Gianni, dove c'è il preside che per me non sa tutto, da noi non sa niente nessuno, nel senso che il preside non sa tutte le storie dei miei alunni, no? E io di 1700 ne intercetto più o meno 150. E quando riesco a scoprire una storia, mi capita di incontrare situazioni difficili, mi metto in gioco con loro, poi cerco di capire, di incontrare le famiglie insieme ai miei colleghi che hanno anche loro voglia di incontrare questi ragazzi. E le situazioni che incontriamo spesso sono veramente dure, cioè situazioni familiari veramente di povertà estrema, di disagio, di delinquenza, insomma, molto difficili. E cerchiamo di fare quello che possiamo con gli strumenti che abbiamo, coinvolgiamo anche amici, alcuni sono qua, alcuni c'è la scuola, e cerco sempre di fare quel che posso, no? Innanzitutto insegnando matematica, perché io insegno matematica e la prima cosa che faccio è cerco di insegnarla meglio che posso, e poi nei momenti liberi che ho anche magari incontrare le famiglie, eccetera. Oltre alle situazioni difficili, però non sono tutte difficili, però mi rendo conto che anche i ragazzi che magari hanno una situazione più normale, anche loro percepisco un desiderio, un po' quello che diceva anche l'intervento precedente, anche in quelli che non hanno una situazione tragica, però anche loro io percepisco un grido di senso, un grido di speranza, cioè non sono consapevoli di questo, non è che ce l'hanno esplicito, non lo esplicitano, però spesso è inconsapevole, però è evidente per me. E io mi rendo conto che io faccio quel che riesco, no? Di distinto me li porterei tutti a casa, no, però non posso, quindi faccio quel che posso, ma non è che sono molto tranquilla di questo. E la posizione che più mi convince è quella di fare tutto il possibile sapendo che il loro destino non è nelle mie mani e affidarli a chi veramente li può salvare. Le chiedo due cose. Uno, se lei ha delle idee, cioè lei cosa farebbe, e se possiamo fare qualcosa insieme, anche se vuole. E poi, come essere oggi cristiani nel nostro contesto, e quindi testimoni di speranza facendo il nostro lavoro, cioè nel mio caso insegnando matematica, in un mondo dove tutti i ragazzi e anche tanti miei colleghi sembrano non averne. E poi l'ultima cosa, se può pregare per loro. Io prego, ma secondo me lei prega di più. Prima di lasciare la parola al Cilesco, devo far notare due cose. La prima, per tutti gli insegnanti di scuole non statali, avete sentito cosa succede passando allo Stato. Per cui ripensate. La seconda cosa è che è chiara una dimensione anche avventurosa della nostra professione e che andiamo a incontrare realtà non facili in tutte le sue dimensioni. Adesso lasciamo la parola all'Arcivescovo
e dopo sarà possibile per tutti quelli che lo desiderano fare domande, basta che alzi una mano e poi si presentino qua al microfono. Grazie. Prego. Grazie di queste domande. Diciamo un po' troppo difficili per me, perché non è che io abbia delle soluzioni, peraltro sono fuori dalla scuola da non so quanti anni, ecco, perché io ho insegnato poi in una scuola del seminario, quindi evidentemente un contesto molto diverso, e poi appunto negli anni 75-90, ecco, più o meno, quindi mi sembra possa, diciamo, suggerire così qualche spunto di riflessione, no? Quindi il tema della stanchezza del lavoro, quando il ritmo, il peso dell'insegnamento sembra quasi spegnere l'entusiasmo. Ecco, questa è la domanda di Cinzia, che appunto segnala la fatica che, nonostante poi le buone volontà, non tiene vivo, ecco, l'entusiasmo, comunque la gioia della professionalità, il gusto di fare le cose. Ecco, io penso che un'arte molto importante da imparare è l'arte di riposare, cioè avere una conoscenza di sé, della propria vita, quindi famiglia, scuola, comunità, insomma, una conoscenza delle proprie risorse e sa dire, ecco, adesso io devo riposare. Che cosa significa riposare? Ecco, riposare, credo che ciascuno abbia la sua ricetta, però l'arte di riposare è importante anche per alimentare il buon umore, anche per alimentare una visione serena delle cose, proporzionata, cioè di non diciamo enfatizzare troppo le difficoltà e le fatiche, guardando un po' la realtà che si affronta ogni giorno con un'ora, due, una mattina, un pomeriggio, non lo so, ecco, in cui uno passeggia in qualche parco, va a fare una gita in montagna, legge un bel libro, cioè riposare non vuol dire di per sé non fare niente, qualche volta c'è anche bisogno proprio di dormire, però forse anche fare delle cose piacevoli, no? Quindi questa è la prima cosa che mi permetto di suggerire di fronte alla fatica, alla stanchezza che è dentro in questa domanda di Cinzia, ma che un po' mi pare serpeggia anche in tante altre. Poi penso che il principio di resistenza sia la spiritualità del seminatore. Il seminatore è uno che non vede il risultato, anzi qualche volta ha l'impressione di buttar via quello che è la sua competenza, di buttarla ad elementi, a dei ragazzi, ragazze che non interessa, quindi è come la parabola del Vangelo, quello là che lo butta sulla strada. Però non pare che il seminatore del Vangelo non abbia rinunciato a seminare, quindi anche in un certo senso a buttar via sto seme, a buttarlo dappertutto. Ecco, quindi la spiritualità del seminatore è un principio di resistenza, proprio perché evita di ricavare frustrazione nella tensione tra quello che mi aspetto e quello che vedo. È chiaro che voi dovete anche valutare, eccetera, eccetera. Però la spiritualità del seminatore in qualche modo dice: io non mi aspetto niente, io mi aspetto che questo seme, tutto, siccome lo so, come so, so il mio mestiere, quindi so di seminare cose buone con un metodo giusto, ecco, e quindi continuo a seminare. Ecco, questa è la seconda cosa che mi pare da raccomandare, la spiritualità del seminatore come principio di resistenza all'impressione dell'inutilità o della inconcludenza del lavoro. E una terza cosa che posso dire a questo proposito è
Dunque potremmo dire rivisitare la motivazione profonda, perché faccio l'insegnante, come mai nella mia giovinezza ho studiato pensando poi di insegnare. Credo che qui ci sono tante motivazioni, ciascuno probabilmente le declina in un modo diverso, però ecco, se uno dice la mia motivazione se non è di prendere lo stipendio, se non è di dire ecco la professione docente è la professione più adatta a una donna perché poi c'è anche un po' di tempo il pomeriggio e tutte quelle, insomma, le cose che dicono una professione che ha molti limiti, molte diciamo frustrazioni, però anche dei ritmi un po' diversi di chi parte per andare in ufficio alle 8 e torna alle 8, magari adesso i docenti tornano anche loro alle 8, perché io una volta la mia mamma ha sempre raccomandato alle sue figlie, cioè a mia sorella e anche alle nipoti, mia nipotessa ha fatto fisica e naturalmente appena uscita da fisica c'era già l'azienda che voleva per qualcosa, multinazionale, non so, quindi lei è stata, diciamo, fatto forse qualche colloquio, se non mi ricordo più, ma comunque, e poi però appunto la sua mamma, mia sorella, anche la mia mamma, la sua nonna, gli hanno detto, ma no, per una donna nemmeno da scuola, non capite questa lingua, sì, nel paese si parla così. E lei si è lasciata convincere a scuola, ancora adesso insegna fisica, matematica, non so, qualcosa del genere. Ecco, però ecco, uno non è che sceglie la funzione docente solo perché ha qualche condizione di lavoro diversa. No, io perché ho cercato di insegnare, ho studiato, ho fatto il concorso, ho cercato. Quindi queste tre cose mi permetto di dire, no? L'arte di riposare, la spiritualità del seminatore e la rivisitazione delle motivazioni. Ecco, queste sono le poche cose che posso dire a questa domanda sul senso di stanchezza che si sente, che fa parte delle fatiche da portare. Ecco. Poi invece questa Chiara che insegna anni fa alla primaria e che sente discutere la motivazione per l'insegnamento di religione. Ecco, questo tema dell'insegnamento della religione è un tema, insomma, particolarmente difficile, perché in Italia è stata introdotta così come una questione di cui uno può avvalersi e quindi qualcuno non può avvalersi. Chi non si avvale, non sa bene cosa fare, perde un'ora, butta via un'ora, arriva un'ora dopo a scuola, non so. Ecco, e quindi questa situazione ibrida è una situazione sbagliata, secondo me. Però, vabbè, questa è la legge dell'intesa, ci ha portati lì. Però io sostengo che l'insegnamento della religione è un contributo culturale. Cioè, non è che il musulmano non deve, cioè dovrebbe stare in classe anche lui, perché è un modo per conoscere la cultura italiana. Quindi la cultura italiana è una cultura che ha nella Chiesa cattolica, nell'arte cattolica, nella musica cattolica, nella letteratura cattolica, cioè si è configurata così. Quindi se uno dice vuoi conoscere il paese dove sei venuto ad abitare, tu devi studiare il cristianesimo, non è che perché devi farti cristiano. Quindi secondo me la caratterizzazione confessionale dell'insegnamento di religione è discutibile. Ora, non è che uno non può insegnare le preghiere, però non è lo scopo principale dell'insegnamento della religione, perché secondo me, come uno studiando arte, chiaro, studia soprattutto arte italiana, studiando la storia, chiaro che uno dice, beh, è interessante anche la storia del Giappone, sì, però è chiaro che in Italia si studia la storia dei Romani, del Medioevo, cioè dell'Italia. Quindi secondo me questo va un po' purificato. Quindi la religione dovrebbe essere per tutti, però vabbè, questo è un livello legislativo che non possiamo prendere in discussione, almeno per adesso, però è un contributo alla cultura dei cittadini italiani. Quindi secondo me devono stare in classe anche i pakistani e tutti, insomma, perché
perché vogliono essere italiani. E quindi come si fa a essere italiani senza spiegare Roma, la Chiesa Cattolica e tutto così? E quindi anche la Bibbia, perché è chiaro che la Bibbia è un libro di cultura, no? Così come si spiega nei miei tempi, si spiegava l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, cioè dei grandi libri che hanno formato una civiltà. Cioè, questo per dire che la mia risposta è non è questione che un Dio solo, quindi tutti stanno in classe, ma la questione è che in Italia, senza la conoscenza della Chiesa Cattolica, della storia della Chiesa Cattolica e dell'insegnamento della Chiesa Cattolica, ti manca qualcosa per essere un cittadino. Quindi questo è forse un po' semplicistica come risposta, però io la trovo più convincente della questione teologica. È una questione culturale. E a scuola si va a fare cultura. Il catechismo si fa in parrocchia, si fa giustamente per chi vuole accedere ai sacramenti, quindi è logico che i pakistani prima, se vogliono, devono battezzare, devono fare un percorso di iniziazione. Ecco, questa è la risposta. Poi invece veniamo a Leonardo Pozzolo, che è dalle mie parti, no? Quindi questa nostra Cinzia che dice tutto questo problema della Ndrangheta a Leonardo Pozzolo mi preoccupa un po', perché io sono un po' che ci chiamano da quei paesi lì, però sono questioni di far fuori quel carabiniere fuori, è una cosa ben pesante, ecco, quindi capisco il peso di questa situazione, qui non è che ci sono, diciamo, soluzioni facili, no? Però, ecco, io ragionando un po' così in senso teorico, no? Perché la presenza della delinquenza è come un cancro, no? Che toglie tutte le risorse, quindi quando uno c'ha un cancro, anche se è bello, se ama l'atletica, eccetera, però la malattia mortifica tutto, quindi qui bisogna mettersi a curare la malattia, però questa è una cosa che... Però ecco, io dico, anche in una situazione così un po' degradata, preoccupante, in cui anche la reazione violenta, no, dei ragazzi o delle loro famiglie mette a dura prova, che cosa fa l'insegnante? Secondo me, prima di tutto, noi siamo il popolo della fiducia. Quindi la posizione che uno prende è di dire io ho fiducia in Dio e quindi so che è all'opera in questa scuola, in questa classe, con questo ragazzo, con questa famiglia. Anche se sembra quasi che facciano di tutto per contrapporsi a ogni parola di Dio, a ogni stile di Dio, no? Però noi siamo il popolo di una fiducia invincibile. Non siamo gente che, siccome le cose vanno male, ci sentiamo smentire nella fiducia che abbiamo in Dio. Ma anche fiducia nell'uomo, nella donna. Cioè, noi guardiamo con simpatia queste persone che crescono, perché abbiamo fiducia in loro, crediamo che anche loro, tutti ragazzi, famiglie, delinquenti, gente per bene, tutti siamo fatti per essere felici, siamo fatti per godere della verità. E quindi queste, diciamo, sono naturalmente convinzioni di base, che non è che trovano conferma nell'esercizio. Però a questo di essere il popolo della fiducia mi sta a cuore. Ecco, noi cristiani crediamo in Dio e perciò crediamo anche nell'uomo. Detto questo, che sono cose assolutamente, diciamo, assolutamente generali, generalissime, ma sono poi il fondamento. Ecco, detto questo, io credo che soprattutto nelle situazioni più problematiche, le vie da percorrere devono essere quelle dell'alleanza, cioè le istituzioni che vogliono porre rimedio a una situazione così devono incontrarsi, devono guardarsi in faccia, devono dire cosa facciamo, come mi pare che qualcosa si fa lì, no? Cioè il comune che ha un progetto, la regione che mette a disposizione dei fondi, le forze dell'ordine che si interessano della scuola, cioè l'alleanza, cioè la scuola da sola può fare qualcosa, ma l'oratorio,
ma la società sportiva, ma il comune, ecco, creare queste sinergie che sono quanto mai necessarie là dove le problematiche sono più complesse. E non è che si risolvono questi problemi, diciamo, perché ci mettiamo di buona volontà, facciamo un tavolo, no? Ci vuole poi tutta una storia. Però questa cosa dell'alleanza, secondo me, è essenziale. Poi, ecco, va bene, insomma, dopo bisognerebbe riuscire a appassionare delle cose belle, ecco, cioè che la scuola, insegnando matematica o insegnando filosofia o insegnando, ecco, si trovi quel modo con cui le discipline rivelano la loro bellezza, ecco, rivelano. E quindi anche la matematica, anche le discipline che si presentano come discipline, diciamo, per protocollo della disciplina stessa, astratte o comunque forse si può trovare un modo per mostrarne il fascino, cioè il fatto che voi chi insegna matematica sia appassionato di matematica, no? Almeno penso. Quindi vuol dire, ma io perché mi piace la matematica, se vediamo questa parola un po' semplicista, perché mi piace? E poi credo che tra professori di matematica si può anche ragionare, no? Per esempio io, adesso non voglio proprio denigrarmi in tutto, però io non ho mai capito perché mi hanno fatto imparare alcune cose di matematica. Fino alle tabelline, insomma, in qualche modo, adesso poi sono un po' inutili perché c'è la macchinetta all'interno. Ma non so, io per esempio la trigonometria, io l'ho studiata, l'ho promosso, ecco. Però, ma perché ho studiato la trigonometria? Invece il mio fratello che è ingegnere, e lui mi dice, per forza, come fai a fare la trigonometria? Come fai a costruirla? Io non so come fai, perché non costruisco niente. Però, ecco, dire la disciplina, magari ce ne deve insegnare un po' meno, ma uno deve, però adesso io non ho considerato sulla matematica che cioè, ho studiato come il liceo classico, si sa, insomma, si fanno degli assaggi e poi dopo che interessano sono discipline altre, no? Però io credo che la matematica sia interessante e forse una mia fissa, che però non so se è realistica, è dire che la matematica ha una storia. Cioè, io quando ho studiato come in terza liceo classico, c'era questa idea, una passione per la fisica atomica, no? Per la costituzione dell'atomo, la cultura della materia, non so. Ecco. E c'erano dei libri che dicevano come chi erano questi scienziati. E è interessante la storia, cioè da quale personalità è venuta fuori la cosa lì di Planck e tutte quelle cose lì che adesso non so più neanche come si chiamano, di Schrödinger, no, questi qui che hanno fatto dei ragionamenti sulla struttura. Beh, adesso io non voglio diffondere troppo su questo, che non è neanche il mio campo, però ecco, ogni disciplina ha qualche ragione per cui uno può appassionarsi. E certamente queste tecniche che avete voi a scuola, che ce ne vuole di cose per appassionarvi dell'equazione di Schrödinger, per cosa che sia, insomma. Però io credo che quello che appassiona me, almeno lo posso trasmettere in modo appassionato. Poi dopo, vabbè, insomma, c'è tutto il resto, no? Della pazienza, questo è soltanto così perché mi pare che il fascino del vero, come si dice, riguarda tutte le discipline che hanno questa. Ecco. Poi si diceva di questa del liceo e di questa tendenza un po' nichilistica della generazione giovanile attuale, no? Per pensare che non c'è niente di vero, non c'è niente di giusto, di sbagliato, solo quel che sento, quel che mi piace. E quindi la riflessione filosofica è un po' così, ecco, sopportata come una disciplina da studiare, da ripetere, ma ecco. Ora, questa cosa
mi pare che noi dovremmo essere testimoni di una persone che credono che la vita contenga una promessa, una terra, che nella vita venga annunciata una terra promessa per cui vale la pena di intraprendere la traversata del deserto, ecco, per usare un'immagine biblica. E quindi naturalmente uno può dire, ma noi preferiamo starcene schiavi in Egitto piuttosto che liberi nella terra promessa, perché questo, eppure la terra promessa è affascinante e quindi motiva anche la traversata del deserto. E questo non varrà per tutti i ragazzi, non varrà per tutte le ore di scuola, però io credo che tocchi una verità profonda di questi ragazzi e ragazze, cioè dentro di loro c'è una sete di questo, e quindi forse hanno bisogno di incontrare dei testimoni che le proclamano queste cose, le vivono, le argomentano, anche se sul momento magari si sentono quello sguardo un po' sprezzante dello scettico, però ecco, io credo che il vero, il bene, il buono trova una risonanza nel cuore umano. E quindi credo che si debba avere fiducia, ecco, ancora una volta torno su questo tema della fiducia. Poi c'è questo tema di situazioni di grave sofferenza che i ragazzi talvolta rivelano, talvolta nascondono, ma da cui sono feriti. Ecco, la vita li ha feriti da piccoli, perché è chiaro che se la famiglia è una famiglia in cui si respirano tensioni o violenze o diciamo un clima di volgarità, ecco, quello che uno dice, ma questi ragazzi se hanno voglia, se una volta si commuovono per l'infinito dei leopardi, questo è un miracolo, perché vengono da un contesto fuori dal mondo, ecco, legge di una poesia. Quindi, ecco. Però, ecco, quello che a me sembra di dover raccomandare, le cose che avete detto, no? Cioè l'educazione è anche relazione, non è solo insegnamento, non è solo, elaborazione di bei programmi o di contesti propizi, ma è proprio anche relazione personale. E come si è detto anche Don Bosco, no? Dice non c'è un ragazzo cattivo, ci sono soltanto dei ragazzi feriti. E quando uno si rende conto che è oggetto, che tu lo stimi, che ti aspetti del bene da lui, ecco, forse verrà fuori del bene. E questo del tema della relazione è interessante, perché dice anche che una cosa su cui io sono molto sensibile, che io diffido delle generalizzazioni. Cioè io quando sento dire i giovani d'oggi sono così, non ci credo. Cioè ci sono alcuni così, alcuni cosà, e anche nella stessa classe, io diffido delle generalizzazioni. Cioè il rapporto personale, secondo me, almeno per quel che capisco io, fa emergere che ci sono ragazzi diversi tra di loro, che hanno dentro dei valori che non si sospettano, che hanno dentro delle sofferenze, no? Come è stato detto, che convincono che c'è difficile stare in classe, stare calmo, perché portano dentro un mondo di mostri, no? Che si agitano dentro di loro, perché... Però, ecco, c'è proprio questa fiducia, ecco, nella predisposizione alla felicità, al bene, al bello che c'è in ciascuno. Quindi questo tema del rapporto personale è un po' determinante.
qui Cecilia mi diceva se ci sono delle idee, ecco, io non intendo, ecco, però ci sono, io vi dico questa cosa qui un po', che è un po' particolare, ecco, diciamo, però c'è una parrocchia che ha proposto, che propone ormai da qualche anno, un'esposizione di un quadro, va a prenderlo in qualche posto che non è la città stessa in cui c'è la parrocchia, e fa venire questo quadro e prepara dei ragazzi a fargli la spiegazione di questa mostra, che poi non è solo il quadro, ma anche come l'ha fatto, che tempo era, che tecnica usa, no? Quindi con due sale in cui uno fa un giro. Ma la cosa che mi ha colpito è che questa scuola, questa parrocchia, ha fatto appello, grazie agli insegnanti dell'arte, eccetera, eccetera, ai ragazzi della città. E dice, chi vuole fa il corso per fare la guida, si prepara la sua lezione, poi la deve presentare, fatti i turni, sono tutti questi pomeriggi, un'ora, due, quello che è, insomma. E la cosa sorprendente è che si sono candidati 300 ragazzi. Uno dice, 300 ragazzi, che poi almeno io sono andato lì a vederli, quindi naturalmente avranno messo lì i migliori, no? Però io sono rimasto incantato. Questi avevano una precisione nel parlare di questo, e la cosa interessante è che erano di una scuola tecnica, cioè non erano gente che aveva il liceo classico, uno diceva, beh, sono un po' appassionati di... No, cioè, sì, anche nel liceo classico c'era. Però ecco, io dico, prendo questa cosa, nel dire, ecco, troviamo una cosa interdisciplinare in cui si possano mettere alla prova e anche esibirlo davanti ad altri, ecco, quindi cioè ragazzi di quarta superiore che sentono, si sono chiamati a spiegare ai turisti che cos'è questa, non so, il lotto, non so che cos'era quell'anno lì, ecco, un'attività del lotto, mi pare, vabbè. Però questi lo spiegavano bene, ecco. Perciò vuol dire, magari quando devono studiare una lezione da ripetere, sono un po' approssimativi, non hanno tempo, parlano un po' per sa poco, ma invece questa cosa qui li ha stimolati, quindi l'idea di quasi stimolarli a tirar fuori il meglio che hanno dentro, naturalmente con qualche idea, ecco, questa cosa qui, mi parla guida ai monumenti del paese o alla mostra che è stata organizzata, a me è sembrata molto interessante, l'ho fatto anche in casa mia, cioè abbiamo detto, ma qui questo palazzo dell'arcivescovo è chiuso sempre, perché è logico, il palazzo dove si lavora, dove si vive, no? Però è pieno di quadri, è pieno di pezzi d'arte, e quindi c'è un liceo di Rho, e da due anni forse, ecco, che prepara una quindicina di questi ragazzi che vengono lì il giorno del FAI, no? Come tante altre cose, e questi spiegano il mio palazzo, e io ho tanto da imparare, perché io abito lì, ma non mi sono mai chiesto, ma questo chi è che l'ha fatto? Invece loro un po' lo inventano, però lo sanno, ecco. Però ecco, questo per dire qualche spunto, no? Poi questa cosa del pregare per i ragazzi, ecco, questa è una cosa interessante. Cioè, pregare per i ragazzi in fondo vuol dire imparare ad amarli e imparare a guardarli con lo sguardo di Dio. Una cosa che ci consigliavano in seminario era quella di avere l'elenco, di avere un'immaginetta o un foglietto con sull'elenco dei compagni di classe, per dire, ecco, una volta alla settimana ciascuno prega per tutti gli altri. E questa è una cosa interessante anche per chi fa scuola, no? Quindi quell'idea di dire, io ce li ho lì i miei ragazzi, e non è che prego immaginando che qualche intervento magico risolve i loro problemi, ma pregando si impara a guardare i ragazzi con lo sguardo di Dio. Quindi vuol dire farli passare uno a uno, magari appunto in diversi momenti, perché, e dire, signore, questo qui cosa c'ha? Perché è così? Ma guarda com'è bravo, ma guarda com'è complicato, guarda che famiglia, eccetera, eccetera. E secondo me lo Spirito Santo ci suggerisce
di conoscerli come li conosce il padre, quali li trova addirittura amabili. E infatti il padre ci ama perché noi siamo amabili. E naturalmente siamo amabili perché siamo fatti l'immagine del suo figlio Gesù. Questo vale anche per questi piccoli demoniati che avete due scuole, cioè addirittura sono amabili, pensate un po'. Se ognuno è amabile come il figlio è amabile per il padre, ognuno di noi è amabile nel momento in cui ha una questione da porre al nostro illustre ospite. Per cui adesso chiunque lo desideri può fare una domanda, basta che si avvicini al microfono, avendo cura di non avvicinarsi troppo. Per cui chi vuole può intervenire. Dite il nome e dove insegnare. Buonasera, eccellenza. Mi chiamo Maddalena e insegno al Liceo Classico Statale Tito Livio di Milano. Lei ha recentemente incontrato gli insegnanti del centro, ma tra PNR, PCTO e TOF, eccetera, io non ho potuto partecipare al suo incontro. Ho sempre insegnato nella scuola statale e, come dire, per la par condicio mi sento di dire che sono anche molto fiera di questa scelta. C'è un bellissimo passaggio in un libro di Henri De Luca che non a caso ho sentito il giorno prima della felicità, e la parola felicità è una parola che rinforza molto, che parla di generosità civile nella scuola pubblica. Allora, io vorrei farle questa domanda. Secondo lei l'insegnante che ruolo ha rispetto, in tutte le scuole paritarie e pubbliche, rispetto alla formazione di cittadini retti, di cittadini onesti, di persone che vivono pienamente il loro inserimento, il loro servizio al mondo? E questa è la domanda. E la seconda domanda è, credo che a scuola sia molto importante creare quelle che io chiamo le buone alleanze. Ci sono tanti docenti che magari, non condividendo la nostra fede religiosa, credono molto nel loro lavoro. E io penso sempre a Gesù che all'uomo dalla mano in eredità dice mettiti nel mezzo, e che davvero mettono al centro lo studente con le sue problematiche, le sue fatiche, tutto quello che abbiamo detto questa sera. E quindi volevo chiederle, secondo lei, quali sono i canali di comunicazione tra noi adulti? Perché a volte nella scuola il problema è questo, quando ci si trova a comunicare magari con persone diversissime, ma che dovrebbero avere il nostro stesso interesse, quello di mettere al centro il ragazzo. Grazie. Beh, la prima cosa che io credo di percepire della funzione docente è che viene mortificata da una burocrazia logorante, ecco, quindi da adempimenti, da carte, da cose che mi pare che estenuano, ecco, quindi forse dovremmo studiare di più piuttosto che compilare. Tante, almeno così mi sembrava di ricordare quando studiavo io questa cosa di dover scrivere il registro e tutti i voti, tutte le cose lì, mi chiedeva tanto tempo e poi io facevo anche un po' il vicepresidente, quindi bisognava fare tante di quelle cose. Adesso sono molto di più, so che la cosa più avanti più si complica, però noi dovremmo rivendicare il tempo per studiare, per approfondire la nostra disciplina. E quindi questo quando è che lo troviamo questo tempo? Se la scuola comporta le sue ore di lezione e le ore di ricevimento dei genitori e le ore dei consigli, di classe, di istituto, tutte quelle cose lì, e poi uno va a casa e c'è anche il suo mestiere della casa, la famiglia, non so quello che è. Per cui soprattutto forse
Beh, forse a livello inferiore c'è il problema di metodologie di insegnamento che si possono imparare. A livello di liceo credo che la cosa più interessante sono i contenuti. Ora, i contenuti della cultura sono tutti, si intersecano tutti, e quindi l'alleanza tra docenti dovrebbe proprio nascere dalla ricchezza culturale che noi sperimentiamo. E quindi non so come si può fare, ecco, però naturalmente qualche diciamo esperienza interdisciplinare o transdisciplinare può essere interessante, no? Una volta si usavano queste tesine un po' assurde, che uno diceva, ecco, allora tu che tesina fai? Ecco, io faccio una tesina su, un po' tanto per dire, la peste, quindi la peste in Grecia, la peste in Manzoni, la peste in medicina, la peste nella storia della medicina, la peste in biologia. Ecco, e sembrava che questo, cioè, in realtà chi faceva questa tesi non sapeva più, non imparava niente, né di greco, né di latino, né di italiano, né di biologia, perché erano cose così messe insieme, tanto perché c'era la parola peste, uno clicca lì sulla macchina e viene fuori. Va bene, se non voglio banalizzare. Però effettivamente alcune esercitazioni di questo genere affascinano, rendono, mostrano come la storia, la geografia, la letteratura, la musica possono aiutare a comprendere qualcosa dell'uomo. E soprattutto io naturalmente sono un liceale, ecco, come formazione, però questo a me personalmente è affascinante, ecco, questo. E quindi l'alleanza tra professori che non mettono insieme così degli slogan presi qua e là da internet, ma che cercano di entrare nel merito di alcune questioni, possono essere veramente una forma di approfondimento in cui naturalmente i cattolici portano il loro contributo, la loro sensibilità, ma i cattolici portano altri contributi, altre sensibilità. Se c'è la stima vicendevole, si possono veramente aiutare anche i ragazzi a una cultura, ecco, e non soltanto a un apprendimento. Cultura vuol dire che uno si appropria di alcune nozioni, ma che diventano un punto di vista di valutazione della realtà, di confronto tra epoche diverse, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo io lo trovo affascinante, poi non so se neanche sia possibile, ma questo anche raccomando ai professori di religione, no? Ai professori di religione sono in una posizione che potrebbero essere promotori di questi momenti in cui tirare insieme intorno a un tema, la storia dell'arte, la storia della filosofia, la storia della letteratura, della visione cristiana, eccetera, eccetera. Forse lo fate già, ecco, però a me, per me è affascinante. Ecco. Invece sulla funzione del docente come educatore del cittadino onesto, retto, con senso di responsabilità verso la comunità, ecco, questo è un tema molto interessante, perché naturalmente sfida quell'individualismo che sembra essere una delle sigle del nostro tempo. L'individualismo vuol dire: a me cosa interessa andare a votare? Non mi interessa, io quando sto bene io sto bene tutti, cosa mi interessa dei poveri, no? Cosa mi interessa della legalità, tutte queste cose, no? Ora, credo che questo tema di un'educazione a dei valori etici, no? La distinzione tra il bene e il male, tra ciò che è utile e ciò che è dannoso, tra ciò che è egoisticamente favorevole e quello che è comunitariamente favorevole, ecco, questo è un tema molto importante, ma come si faccia ad affrontarlo io non so, ma credo che molte discipline umanistiche
contengono dei principi di questo, perché anche studiando la storia, anche studiando la filosofia, anche studiando la letteratura, questo tema del rapporto dell'uomo con la città, soprattutto in alcune epoche della storia, no? Come poteva essere l'Atene del V secolo, oppure il tema del Risorgimento, il tema del Rinascimento, il tema dell'umanesimo. Cioè lì talvolta si vede, ecco, che maturano degli uomini che hanno un senso civico, ecco. Non dico di Dante, che questo va bene, insomma, è veramente una cosa interessante, no, per tutte queste cose. Ma poi, ecco, forse la nostra cultura purtroppo esclude pregiudizialmente troppe cose. Ecco, io credo che non capisco perché le figure dei santi non siano argomenti di studio. Qui è stato citato Don Bosco, no? Don Bosco è un prete che ha creato un sistema educativo, un prendersi cura dei ragazzi presi dal disagio, e ha segnato una cultura, no? E uno dice: come si fa a studiare la storia d'Italia e di Torino senza parlare del Cottolengo, del Don Bosco, di questi uomini che hanno creato? Ecco, sembra che queste cose, no, si deve parlare di Cavour, ma non del Cottolengo, non di Don Bosco. Perché? E cioè, e quindi forse questo spirito critico che sa cogliere anche nelle discipline, adesso dico della storia, ma vale anche per naturalmente la filosofia, vale anche per tanti aspetti della cultura, forse dobbiamo allargare un po' il nostro orizzonte, ecco, e quindi questo può far vedere, no, come un uomo che ci crede, che ha saputo interpretare il suo tempo, si è rivelato un benefattore dell'umanità. Quindi questo è l'esemplarità, non è che poi sempre convince, però indubbiamente è affascinante. Ecco. Quindi credo che, a parte l'esempio personale, a parte il corso moralistico, no, sull'importanza di pagare le tasse, di evitare il vandalismo, cioè di queste cose degenerate che purtroppo ci sono, ma quindi, però ecco, c'è anche proprio un far percepire la bellezza dell'essere cittadini che costruiscono il bene comune, vedendo che si può farlo. Ecco, non è che i tempi di Don Bosco fossero più semplici dei nostri, o della situazione di Quartogiaro o di Samarate, no? Di Donato Pozzolo, no? Però ecco, lui si è messo lì, ha tirato su un sistema educativo che ha segnato la storia dell'educazione. Ecco, quindi a me sembra che fosse la visione della cultura in Italia, così in generale nel mondo, è troppo meschina, cioè le discipline sono diventate come degli schemi irrigiditi, no? Per cui uno dice: sì, lo so che c'era anche la Chiesa Cattolica, ma questo non c'entra. Invece, in certi momenti della storia la Chiesa Cattolica è stata determinante. E non solo nel male, come viene detto talvolta, no? Nelle crociate, tutte queste cose qui, ma anche proprio nel dare vita a forme di geniali, ecco, di umanesimo. Quindi, no, non so. Se c'è ancora una domanda o due, le facciamo insieme, prego. Vorrei fare una domanda forse un po' banale. Se dici chi sei? Matteo. A volte mi pare che tutto sia ridotto, soprattutto nei ragazzi, a una questione di riuscita o fallimento. Tutto è ridotto al risultato. Il valore che io sono dipende dall'obiettivo che riuscirò a raggiungere. E questo porta un sacco di paura, un sacco di fobie. E la mia domanda è molto semplice: come
poter continuamente aiutarci a scoprire il valore infinito che siamo, tenendo dentro anche tutta la questione del risultato, ma che il risultato non può essere la definizione di me. Come docente, ma anche per i ragazzi che insegniamo. Queste sono sempre quelle complicate, come sono le domande complicate? Questa è quella semplice. Questo tema dell'attesa di prestazione, no? Che uno vale in base al risultato che ottiene, credo che sia tipica del nostro contesto, quindi convengo, ecco, su questo pericolo, no? Di dire chi è quello lì è uno che ha preso 10, ecco, cioè conoscere le persone vuol dire conoscere quanto guadagnano. Vuol dire, ecco, quindi con appunto la generazione di un'ansia da prestazione e anche di una parzialità della conoscenza degli altri e anche di una, diciamo, discriminazione, no? Perché se vale solo i risultati che ottengono, cioè tu vali solo per i risultati che ottieni, e quello che non ottiene risultati perché non è dotato per una cosa o per l'altra diventa uno scarto, diventa uno che resta indietro. Ecco, quindi come accompagnare, no, questi ragazzi da una visione riduttiva di sé, funzionale al risultato, da una visione più comprensiva di sé, funzionale alla propria vocazione, no? Che in fondo questo è il modo con cui ci guarda Dio, no? Come gente chiamata alla felicità, alla comunione, alla vita eterna, come possiamo chiamare questa cosa. Come fare? Ecco, io non, naturalmente non so, ecco, quindi perché dobbiamo contrastare il contesto, no? Che appunto misura le cose così. Però forse possiamo percorrere qualche strada che ci almeno ridimensiona questo. E per esempio, secondo me, una strada è quella dell'amicizia. Cioè favorire l'amicizia dentro una classe, dentro un gruppo, è un modo per dire tu vali perché sei il mio amico, non perché sei il più bravo della classe o la più bella del paese, no? Quindi, ecco, favorire rapporti in cui uno viene apprezzato perché è amico, perché si chiama con quel nome lì che è unico, cioè la storia dell'amicizia è molto interessante perché uno non può prevedere chi diventa amico di chi quando si incontrano per la prima volta alla prima media o alla prima superiore, come si chiama. Ecco. Quindi il tema di favorire delle amicizie, di coltivare delle amicizie, anche proprio creando dei gruppi di lavoro, di studio, di cose così, forse può dire vado a scuola volentieri non perché dimostro di essere più bravo in matematica, ma perché c'è un contesto di persone in cui mi sento accolto. Quindi questo è un primo capitolo, secondo me, che può sfumare un po' questa ossessione del risultato. E poi un'altra cosa che mi pare, ecco, adesso non so che possibilità ci sono poi di fatto nelle scuole, ma diciamo la promozione di abilità complementari a quelle dello studio. Io non so, in alcuni istituti i ragazzi fa parte, diciamo, dei crediti, per così dire, formativi, anche il volontariato. Quindi adesso non so come sia perché la legge scolastica, però io insomma ho incontrato a Lourdes un gruppo di un liceo qui in qualche posto qui di Milano. Il professore di religione ha proposto questo la settimana, 4 giorni, insomma, perché
a questi qui di quarta superiore e gli ha detto: venite a fare i volontari a Lourdes, a portare in giro le carrozzine. Ecco, facendo una cosa così, che insomma, è chiaro che la scuola poi ha una sua impostazione, però ecco, se questo fosse possibile, cioè inserire delle proposte di volontariato in cui anche quello che non sembra tanto portato per gli studi, però magari è più, rivela di essere capace più lui di fare delle opere, di servire, di distribuire la minestra, che ne so. Ecco, di quell'altro che è un genio, ma che è poi imbranato, no? Quindi può succedere. Quindi l'apprezzamento complessivo della persona, perché si frequentano anche, o si propongono ambienti che non sono solo il tablet e il problema da risolvere e la velocità con cui lo risolvi. Ecco, queste sono piccole cose che... per questa domanda così semplice, è una risposta abbastanza semplice. Ecco. Tre, poi chiudiamo. Marta è il signore non professionale di Milano. Allora, la mia domanda è questa. La mia più grande fatica è con i colleghi, con gli adulti. Quindi tante volte io mi scontro con la verità e la carità. Tendenzialmente combatto più per la verità e la carità mi scompare e la verità senza carità diventa un mostro. E al tempo stesso io mi rendo conto che ho bisogno di... invece di rapporti innanzitutto anche con i miei colleghi, no? con adulti. E tante volte vedo muri, vedo addirittura ostilità, ci sembra che lavorare bene diventi motivo di scontro quasi invece che di incontro. Quindi mi viene come da disinvestire da quel punto di vista lì e concentrarmi su quello che mi interessa primariamente, che è il mio rapporto con i ragazzi. Però nel tempo vedo che non posso veramente mettere via questa cosa. Quindi la mia domanda è su questo, cioè su... io mi accorgo che senza degli adulti ragazzi possono incontrare me sicuramente, perché non sono il massimo che possono incontrare, però a me interessa di loro. Io mi sono accorta che invece a volte lascio perdere la questione del rapporto con i miei colleghi perché mi sembra che ci sia meno spazio. Ecco. No, penso che questo fatto di una particolare fatica a stabilire alleanze nella scuola, coinvolgendo altri in una visione dell'educare, dell'insegnare, dell'accompagnare che diventino grandi, penso che sia un giudizio realistico, ecco, però. Io penso, non però non conosco le scuole, ecco, ma io penso che tra tanti ci sono alcuni, ecco, non è che uno dice tutti i colleghi sono tutti gente ormai rassegnata, ormai cinica, quindi fa le sue ore, ma no, io credo che ce ne sono alcuni magari così, altri sembrano così, altri sono veramente diversi. Quindi io credo l'idea di convincere tutti a una certa, ma non è solo per carità, ma è proprio per la verità, che poi adesso anche bisogna tagliarle giù così, no? Però effettivamente la stabilire dei rapporti con alcuni non funzionano, perché uno dice solo perché sei cattolico non ti guardi in faccia, però non credo, ecco, che si possa generalizzare. E quindi io partirei da quelli che ci stanno, cose minime, no? Non è che partire da quelli che ci stanno e confidare nella qualità
delle proposte. Quindi dire, beh, insomma, questa qui è una cosa bella, magari anche una pensata, un consiglio, vedi, da rendersi conto, non è proprio il pregiudizio. Ecco, io direi che è sempre un cammino che cerca compagni di viaggio, e con alcuni compagni di viaggio forse può avere l'ascendente per convincere anche altri. Ecco. Quindi qualche volta credo che ci voglia un qualche lampo di genio, no? che dice, vabbè, mettiamo in piedi una cosa per cui la nostra scuola diventa famosa nel mondo magari no, insomma, così, perché noi abbiamo fatto una roba a cui i ragazzi si sono appassionati, non so cosa sia, se fare un concerto di fine anno, se fare una mostra, io sono stato a Magenta, appunto è lì, in occasione del centenario della Gianna Beretta Molla, in una scuola di Magenta hanno promosso un percorso in cui il tema, hanno messo a tema la maternità e hanno sfidato queste ragazze e ragazzi a una scuola di grafica, di qualche cosa, insomma, comunque hanno fatto delle pitture, hanno fatto dei disegni, hanno fatto, in cui hanno studiato un po' questa santa, no? Che appunto ha fatto della maternità un suo. No, però adesso al di là dell'esempio concreto, che a un certo punto hanno fatto una mostra di queste opere e hanno creato un certo interesse, no? Io sono andato lì a inaugurarla perché, vabbè, il centenario di Gianna Beretta Molla mi interessa, no? Quindi, ecco. E quindi, ecco, per dire, questa roba qui è una scuola che è uscita dalla scuola, però è uscita presentandosi alla città, presentandosi come un'idea geniale, un'opera interessante, dopo io non sono in grado di valutare la qualità dei risultati, ecco. Ma questo è meno interessante che dire questa scuola ha convocato, ha invitato la città a riflettere su un tema producendo ciò che si deve fare a scuola, cioè se la scuola di grafica, delle opere di grafica, se una scuola di architettura, delle studi di architettura. Ecco. Ciò, qualche idea geniale siamo autorizzati ad averla, ecco, questo possiamo fare, magari viene fuori qualcosa che unisce delle forze che pensavamo irrecuperabili, perché appunto quello di grafica si impegna, quello di elettricistica, dell'elettricità si fa tutto modellino, mette le luci, tutte quelle cose. Vabbè, mi pare che sia. Comunque questa autorizzazione delle idee geniali io voglio concedervela. Quindi so che siamo intelligenti e quindi fatelo. Autorizzati alle idee geniali, mi permetto solo di riprendere due cose. Questo incontro che nasce da lontano, da un'intenzione della nostra fondatrice, la professoressa Maria Carmela Ferrante, che tanto tempo fa aveva pensato a occasioni del genere che poi altre situazioni hanno reso, dire, tardivo, ma comunque interessante, vero. È vero non solo perché ci sentiamo tutti autorizzati ad avere idee geniali, ma perché mi pare siano emersi come due cose che mi hanno particolarmente colpito. La prima è che al centro della scuola, come hanno raccontato tutte le domande, come hanno raccontato tutte le parole dell'arcivescovo, al centro della scuola c'è la persona. La persona dell'adulto e la persona del bambino, della ragazza, del giovane uomo o donna che abbiamo di fronte. E la persona con la sua indomabile sete di verità. La fiducia nel cuore dell'uomo, che ci ha ripetuto più volte questa sera l'arcivescovo, non è una speranza irragionevole. È la certezza di qualcosa che effettivamente accade, perché accade a noi. Noi veniamo presi sul serio. E accade ai nostri ragazzi attraverso noi e i nostri colleghi.
qualunque sia la circostanza nella quale siamo chiamati a muoverci. E proprio perché le circostanze possono essere complicate, esiste per questo una compagnia, cioè un modo di stare insieme professionalmente strutturato che può aiutarci a vivere in maniera più interessante, magari sostenendo qualche idea geniale, il luogo dove operiamo la nostra professione. Le associazioni nel lavoro varietà, la nostra di essere una via e una tra queste, vogliono essere proprio il luogo di una collaborazione in questo senso, cioè di sostegno alla verità della persona e alla verità di un'esperienza. Ringraziando Monsignor Mario Delpini della sua presenza, del fatto che ha accettato di stare con noi fino alle 11 nel momento. La partita è anche finita, non so com'è andata. Ecco, grazie. Ha accettato di stare con noi e spero che possa anche aiutarci a dire una preghiera finale. Della serata, delle domande, della vostra attenzione e il coraggio, ecco, ad avere questo sguardo di fiducia, questa capacità di coltivare insieme, ecco, nel senso qualcosa che possa darci motivi per avere stima di noi stessi come docenti, come educatori, come ecco, invochiamo per tutti noi la benedizione del Signore, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E fondi, Signore, la tua benedizione su noi che siamo qui riuniti nel desiderio di servire il futuro di questa giovane umanità. E fondi, Signore, la tua benedizione sulle nostre domande, sulle nostre inquietudini, sulle nostre frustrazioni, sulle nostre fatiche, perché troviamo in te sollievo e fiducia e speranza. E fondi, Signore, la tua benedizione sulle nostre gioie, sulle doti che abbiamo ricevuto e sulle competenze che abbiamo acquisito, e in modo tale che viviamo sempre con fiducia e sappiamo guardare ai ragazzi, a noi stessi, ai colleghi, con una fiducia invincibile. E fondi, Signore, la tua benedizione sulle persone che ci sono care, sulle nostre famiglie, soprattutto su quelle persone che hanno bisogno di una tua particolare consolazione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie, buona serata.